Qual è il messaggio che una persona vuole darti e perché? Vediamo questi tarocchi interattivi. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo di fare l'abbonamento. Per dare un sostegno al canale o per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti, salutiamo Roxy e ricordo inoltre che chi vuole fare una piccola donazione al canale, ovviamente ben gradita, basta che clicca sul tastino col dollarino e può fare una donazione. Salutiamo anche la nostra Gina De Cazzan. E allora vediamo qual è il messaggio per te, chi è che vuole mandarti un messaggio e perché e che messaggio ti vuole mandare. Quindi puoi anche pensare a una persona, salutiamo anche la nostra Barbie, pensiamo anche, tra l'altro se vuoi fare l'intervista Barbie, mandami un messaggio su WhatsApp, dimmi che vuoi fare l'intervista e vediamo anche magari poi su Skype. Ti serve Skype, ma si scarica facilmente. Allora, vediamo. Quindi, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Quello che devi fare è semplicemente scegliere il testimone. Scegliere il testimone. Il testimone. Allora, vediamo un po'. Il primo testimone è il Buddha. Salutiamo anche Elisabetta. Elisabetta. Primo testimone il Buddha, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Primo testimone il Buddha. Secondo testimone la piramide. Secondo testimone la piramide. E terzo testimone la stele. Terzo testimone la stele. Chi vuole mandarti un messaggio e perché? Perché ti vuole mandare questo messaggio? Buddha. Piramide. O stele. E partiamo dal Buddha, il primo testimone, il Buddha. Chi vuole mandarti un messaggio e perché? Partiamo con il Buddha, primo testimone, il Buddha, the Buddha. E vediamo con gli arcani maggiori dei tarocchi, primo testimone il Buddha, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Vediamo un po', primo testimone il Buddha, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Mescoliamo le carte, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Mettete un like intanto che non costa niente, iscrivetevi al canale. Allora, vediamo un po', salutiamo la nostra Sissi, chi vuole mandarti un messaggio e perché? La stesa del Buddha, la prima stesa, chi vuole mandarti un messaggio e perché? Vediamo un po' che ci dicono i tarocchi, tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte, fai la tua scelta, fai la tua scelta, chi vuole mandarti un messaggio? Ah, questo è interessante. Allora, la persona che pensi devi chiudere la relazione. Ti vuole mandare un messaggio di chiusura, fondamentalmente. Perché? Beh, diciamo che però, come dire, poi abbiamo il sole. Perché chiudendo questa relazione ne inizierà un'altra. Potrebbe essere una chiusura mentale, ma questa persona vuole chiudere. Comunque, tu non devi inseguirlo. Devi esprimere un giudizio positivo sulla chiusura. Lui ti dirà o lei ti dirà è finita e tu gli dirai con piacere e potrai viverti finalmente una storia d'amore vera e propria. Questo è il messaggio che ti vuole mandare. È finita. Vediamo un po' che cosa per approfondire un attimino. Che cosa ci dicono? Che cosa ci dicono i arrivederci, grazie, thank you and goodbye. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi, questi tarocchi che sono i tarocchi esoterici,
i tarocchi esoterici. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Tagliamo e anche qua scegliamo le prime tre carte, i tarocchi esoterici egizi, le prime tre carte. Allora, viene fuori quello, viene fuori questo. A parte che ne sono venute quattro, va bene, comunque è vedovanza. vedovanza significa che privazione, assenza, quindi questa persona si leva dai coglioni fondamentalmente. Afflizione, non devi affliggerti, pianti, lacrime, sospiri, rimorsi. E poi però, ne sono state quattro, ne ho quattro. Abbiamo il giovin biondo, sarà un giovin biondo quello che ti vuole lasciare. Però poi, dopo questo catramista che se ne va, questo toy boy che se ne va, arriva l'imperatore, l'imperatore entrerà con impeto potente nella tua vita, fermezza, positivismo, potere. Questo è importante, quindi saper chiudere questo qua che ti dice chiusa, se era cominciata, se non era cominciata, deve finire all'inizio. E c'è anche la carta della vedovanza. E allora vediamo, in attesa dei tarattaro, ovviamente quando ci saranno i tarattaro sarà molto più completa la situazione, quando ci sarà il tarattarot ci sarà tutto molto più completo. Salutiamo il nostro Pippi, Michele Pippoli, grande. E allora mescoliamo le carte e vediamo un po' i tarattaro. Ci vorrà ancora un po' di tempo, però arriveranno. Allora, mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono le Sibille di Lenormand. Cosa ci dicono le Sibille di Lenormand? Sono positive, perché ti dice che c'è la chiave, hai trovato la soluzione o troverai la soluzione. E splenderà nuovamente il sole. I pesci, tra l'altro, rappresentano fortuna. Qua ti dicono già le situazioni nuove che ci sono, perché l'amore, chi ti porterà l'amore? Ti porterà una persona importante, ti porterà una persona ambiziosa, competitiva, vivace, affascinante, equilibrata. E i pesci anche, portano fortuna, ricchezza, abbondanza, guadagno, quindi una persona importante, arriverà una persona importante, non appena ti togli dei coglioni, appena questo ti dirà me ne vado, tu digli buon viaggio, thank you and goodbye. Salutiamo la nostra Nespolona. Allora, thank you and goodbye. E allora vediamo un po' che cosa ci dicono i consigli dei tarocchi Zen di Osho, dei tarocchi Zen di Osho. Tra l'altro la settimana prossima avremo nuovamente la nostra Venus, non so se vi ricordate la nostra Venus, bravissima cartomante, rientrerà dopo un periodo di assenza. Allora abbiamo stress, non farti prendere dallo stress. Vivi in una nuova dimensione e acquisisci la consapevolezza di levartelo dai coglioni finalmente. Acquisisci la consapevolezza di levartelo finalmente dai maroni. Allora, bene, tutto è bene, quel che finisce bene. Allora, vediamo invece cosa di passare alla seconda stesa. Vediamo invece di passare alla seconda stesa e trattasi della stesa della piramide. Ma come devi prendere il caffè? Dormigliona, deve prendere il caffè questa, alle 11.47 deve prendere il caffè. Vediamo la piramide. Questi qua dormono, chi dorme non piglia pesci, o nel caso di Pippoli, chi dorme piglia il pesce.
Allora, vediamo un po' cosa il nostro grande Michele, vediamo un po' cosa ci dicono, vediamo un po', sono al lavoro dalle 5, vabbè, stai lavorando poco, devi lavorare di più. Vediamo che cosa ci dice, siamo alla piramide. Oggi non vedo la carampagnocca, manca la carampagnocca. Come mai manca la carampagnocca? Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Vediamo un po' che cosa ci dice. Allora, questo qua ti contatterà per dire che c'è qualche problema, sì, ti contatterà per qualche problemino, però poi la passione, diciamo che risolverà tutto. È una persona un po' rompicoglioni, un po' cagacazzo, e però poi le cose andranno per il meglio. Diciamo che hai a che fare con una persona un po' petulante, un po' cagacazzo, un po' rompicoglioni, quindi ce n'ha sempre una, questo, si lamenta, è di questo, è di quello, chi sarà? Cioè, ovviamente tu pensi a una persona, non è detto che sia soltanto nelle relazioni sentimentali affettive, ovviamente, non soltanto nelle relazioni sentimentali affettive, ma in tutte le relazioni ci possono essere delle problematiche, dei problemi. Però questo è uno abbastanza tignoso, Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi esoterici egizi. Qual è il responso dei tarocchi esoterici egizi? Perché anche i tarocchi esoterici egizi danno un responso. Vediamo un po' quale sarà il responso dei tarocchi esoterici egizi. Qual è il messaggio che ti vuole dare questa persona e perché? Per adesso è il messaggio di un rompicoglioni che si lamenta sempre. E ovviamente la moralità, vedi, perché questo secondo lui non hai fatto tutti i doveri che dovresti dovuto fare. Avresti dovuto fare delle cose che non hai fatto, però è la carta anche dell'amante. Qua devi vedere se diciamo potrebbe essere un tuo amante, però diciamo che vuole comunque vederti, è una persona che vuole vederti, vuole seguirti. Potrebbe essere un amante, o potrebbe essere una persona rompicoglioni, potrebbe essere una persona, insomma, un po' cagacazzo, che però c'è la passione che vi lega, molto, e quindi, insomma, fa un po' da collante, però sicuramente una persona cagacazzo. Oppure potrebbe essere anche un tuo amante che ti tiene, diciamo, come possiamo dire, vinculata fondamentalmente. Vediamo un po' cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Ricordo che i tarocchi si basano sul principio della sincronicità, e vediamo un po'. Beh, no, comunque non è secondo me una persona sposata, è semplicemente un rompicoglioni che mette degli ostacoli. Perché comunque è coinvolto con te e tra l'altro, ama molto la famiglia. E adesso qua questa cosa qua potrebbe anche venire fuori, quella della famiglia, che la famiglia ce l'ha già da un'altra parte. Però comunque il coinvolgimento c'è. Quindi se è sposato, ama la famiglia e non mollerà assolutamente la famiglia. Se non è sposato, potrebbe mollare, potrebbe essere semplicemente un cagacazzo che però è coinvolto con te, magari vuol far famiglia con te, perché questa è una persona che alla famiglia ci tiene. Quindi qua dipende un po' dalla situazione. Se è sposato, sta tranquilla che non lascerà mai la sua famiglia, manco un po' un cazzo, non ne vuole proprio sapere di mollare la sua famiglia, non ti preoccupare. E vediamo un po' cosa ci dicono in questo caso i tarocchi zen, perché anche i tarocchi zen hanno un loro perché. Cosa ci dicono i tarocchi zen di Osho in merito a tutto questo
cosa ci raccontano i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo le carte. Salutiamo la nostra Rosy Canterina, la Rosy Canterina. Allora, beh, deve avere fiducia in te stessa. Il puzzle si completerà presto e è una persona rigida moralmente, quindi è proprio un cagacazzo conclamato. Questo è sta a te, ti contatterà per dirti questo non va, quell'altro non va, questo non mi va bene, quell'altro non mi va bene, romperà i coglioni fondamentalmente. E questa è un po' la cosa che cadrà. Ma passiamo alla terza stesa. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Nel frattempo vi ricordo di mettere un like, che non costa niente. Se volete iscrivervi al canale o se volete fare una donazione al canale, darete un sostegno al canale e questo è un piacere. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi. Vediamo un po' che cosa. Donne caricazzi, bravo, bravo Pippi. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Siamo alla stesa della stele. Salutiamo Elisabeth Calandra. Vediamo un po'. Salutiamo Keitsa. Keitsa o che non Keitsa. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi. Gli arcani. Che cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Interessante questa stesa. Allora abbiamo l'imperatore, quindi questa è una persona che ti contatterà per avere un inizio fondamentalmente, cioè vuole il bagatto, un inizio, vuole iniziare qualcosa con te fondamentalmente, non è che ti contatterà per dire iniziamo, però diciamo è una persona che in qualche modo vorrà iniziare qualcosa con te, una persona solida, con forza, è una persona che vuole iniziare e abbiamo anche il bagatto all'inizio, è una persona nella sua solidità fondamentalmente, stabile. L'imperatore, non mi ricordo se è nei Tarot, è il maschio alfa l'imperatore, non mi ricordo se è il maschio alfa nei Tarot, beh, da vedere, no, il papa forse è il maschio alfa, l'imperatore, boh, vabbè, comunque, una persona solida. Vediamo qualcosa di più sui tarocchi. E c'è il bagatto che rappresenta l'inizio, vuole iniziare qualcosa con te. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi. Questi sono i tarocchi egizi, esoterici egizi. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Beh, il presente, quindi questa sarà un qualcosa che accadrà molto velocemente. Probabilmente se tu sei donna, sei una donna di campagna, cioè ragazza di campagna. C'era quella canzone, no? Mi sembra fosse Baglioni, ragazza di campagna. Com'era, diceva? Devo metterla perché era carina. Uomo alfa per forza, imperatore, esatto. C'era quella canzone di campagna, e davanti allo specchio si rivia la gonna, ma non mi ricordo più, vabbè. Sì, una donna semplice, se tu sei uomo questa sarà una donna semplice che ti cercherà, e se sei donna, la donna semplice sei tu. E poi abbiamo il 9 di bastoni, quindi che rivelerà anche la passione, la passionalità. E poi vediamo un po' che cosa ci dicono, caro Pippoli. Imperatore può essere Ariete? Certo che può essere Ariete l'imperatore, può essere Ariete. L'Ariete d'altra parte è cornuto. Allora, come il Capricorno, e del resto anche il Capricorno le corna non mancano, anzi il Capricorno proprio è diciamo, però l'Ariete c'ha le corna, diciamo, storte. Mi sta sulle palle il seno dell'Ariete? Non so. Chi è il seno dell'Ariete? Pippoli, sei dell'Ariete? Allora, vediamo un po' cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Beh, ecco qua, di nuovo l'Ors. Allora, la montagna può essere un'elevazione spirituale. Abbiamo le stelle che portano fortuna e abbiamo l'Orso, che quindi anche qua
torna, diciamo, la stabilità. Diciamo che le stelle è sicuramente un bel segno, perché rappresenta fortuna, prosperità, successo. Una persona, diciamo, anche un po' sensitiva, appassionata, comunque carismatica, coraggiosa. E poi abbiamo l'orso, che rappresenta un consolidamento di relazioni, comunque un uomo un po' schivo, onesto, ma anche tenero e protettivo. E quindi, diciamo, una situazione che funziona. Vediamo un po' quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen Zen di Osho. Ah, sono vergine? Ah, già, è vero, sei vergine, è vero, è vero. Ragazza di campagna di Baglioni, sei vergine. E vabbè, prima o poi ci sarà anche il tuo momento, Pippoli, non ti preoccupare, prima o poi sarà anche il tuo momento, per cui non sarai più vergine. Vediamo, speriamo per te, Pippoli, che prima o poi ce la farai. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte, le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Allora, quali sono i suggerimenti per te? Evita di fare troppe proiezioni, goditi il momento, goditi questo momento e partecipa a tempo pieno alla situazione. Eccolo qua. Sono riuscito a mantenermi vergine fino allora, speriamo che ti mantiene ancora. Quindi questa è interessante, ma tutte e tre, diciamo, avevano un loro perché fondamentalmente. Questa presuppone un inizio, quella di prima presupponeva una fine, e però con un nuovo inizio. La prima presupponeva una fine e un nuovo inizio, qua presuppone un inizio, e quella di mezzo presupponeva un cagacazzo che continua. Quindi è interessante, perché la prima stesa era fine con nuovo inizio positivo, seconda stesa continuazione di un qualcosa con cagacazzo però, e questa terza stesa un nuovo inizio. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, tra l'altro appunto presto avremo di nuovo la nostra Venus, e mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video.